Salve a tutti amici di NBDB. Questa volta siamo andati nei quartieri più famosi di Napoli, i quartieri spagnoli, e ci siamo imbattuti nelle colorate opere di due ragazzi cresciuti in questi caratteristici vicoli, che con la passione comune della street art hanno letteralmente rivoluzionato lo scenario dei loro quartieri. Stiamo parlando di Chop & Cuff. Ci siamo interessati dell'impatto che queste opere vivaci hanno avuto sulla cittadina, ma soprattutto sulle persone che la vivono giorno per giorno. Secondo te che effetti hanno avuto sul quartiere, appunto, il loro tipo di arte? Io penso che sia un'arte prettamente studiata per appunto valorizzare quelle che sono le zone anche più malfamate oppure più degradate del posto. Fare un certo tipo di arte in questi posti è assolutamente da elogiare, perché non si vede tutti i giorni, non si vede in tutti i posti, certo, di Napoli. Chop & Cuff fondamentalmente hanno dato comunque una visione più vivace ai quartieri spagnoli. Hanno buttato una rete per capire se si poteva pescare. E quindi poi è venuto a galla che si poteva pescare. Non hanno rivitalizzato, hanno buttato una rete. Tu se butti una rete ogni giorno nel mare, no? Pure se la vena ritti che là non si pesca niente. Se tu la butti ogni giorno, statisticamente è approvata, prima o poi la pesca qualcosa. Continuando il nostro giro nei meandri dei quartieri spagnoli, ci imbattiamo nella piazza dove i nostri writers napoletani sono soliti organizzare numerosi eventi di aggregazione. E conosciamo una simpaticissima persona che ci racconta chi sono Chop & Cuff. Ma quando sei di Chop & Cuff, riconosci? Li conosco abbastanza. Li hai mai visti mentre stavano, sì, all'opera, diciamo? Sì. Sì? Sì. Cosa pensi dell'arte che hanno portato, una nuova arte nei quartieri? È una bella situazione quella che loro hanno creato. Hanno rianimato un po' i quartieri che erano un po' stati abbandonati dallo Stato. Loro li hanno un po' rianimati con i loro disegni e qualche serata musicale che hanno fatto proprio in questa piazza qua. Piazzetta Rosario di Palazzo. Hanno portato un po' di gente nuova, hanno fatto vedere a molte persone che il popolo napoletano non è quello solo che viene descritto dalla cronaca nera, perché si parla solo in male dei napoletani. Invece loro, con quello che hanno creato, hanno fatto una bella situazione. Se vedi fuori c'è anche la mappa attaccata proprio vicino alla porta. Ah sì? Sì, c'è la mappa proprio di... Faccela... Tutti i loro disegni. Questa è la mappa. Ah, tutti, ecco, i disegni. Chop & Cuff. Wow, bellissimo. Ce l'hai proprio messa qua. Sì. Quelli si vendono anche. Sì. Stanno segnati tutti i loro dipinti, dove stanno, con i numeri, diciamo tutto quello che i significati che loro danno. È un po' difficile, sì, da decifrare, però hanno fatto una bella cosa. A questo punto non resta che ringraziare e salutare tutti coloro che hanno contribuito alla realizzazione di questo servizio. Da NBDB è tutto, ci vediamo alla prossima intervista.